Mario ne ha combinata un'altra delle sue, guardate che meraviglia di pista. E guardate soprattutto che cornicione che mi ha preparato qua. Si chiama pizza cetara, è una pizza idratazione all'80% con pomodorini gialli, pomodorini rossi, olive, acciughina di cetara, mozzarella di agevola, basilico, rucoletta, un po' di erba cipollina e grattugiata di limone fresco. Pizza cetarese. Fantastica, stupenda. Ci sono anche i capperini, devo dire, che gli danno una spunta di salinità, olive, la dolcezza del pomodoro, la salinità data dall'acciuga, la freschezza data dall'erba cipollina e dal limone. Veramente un viaggio questa pizza. Da provare, pizza cetarese. Non è ancora in menù, si chiama pizza cetarese. Massa buona! Pizza dolce che ha fatto. Un impasto al cacao, sempre idratazione 80%, con una crema di ricotta dolce, frutta e cioccolato fondente. Veramente spettacolare. Adesso l'assaggiamo subito. Bene, assaggiamo questa pizza dolce. Fantastica, veramente tanta roba. L'impasto ha questo gusto leggermente da cacao, poi c'è questa ricotta dolce che smorza il gusto del cacao e poi c'è l'acidità e la freschezza data dalla frutta. Veramente tanta roba, è veramente un bel fine pasto, devo dire, molto buona. Fantastica. Casomai, se siete al Mediterraneo, fatevela fare, perché veramente merita. Una pizza al cacao con ricotta dolce e frutta fresca. Buonissima. Massa buona!